I carabinieri di Reggio Calabria mettono a segno un altro importante colpo contro la 'ndrangheta. Non è ancora trascorsa nemmeno una settimana dall'arresto in Francia di Edgardo Greco, il cosiddetto chef della 'ndrangheta, ricercato da oltre 16 anni, che l'aeroporto di Bali, il Gurak Rai International Airport, è stato catturato dalla polizia della rinomata località turistica indonesiana, un altro latitante calabrese, Antonio Strangio. Scoppio nel cantiere del Terzo Valico, il paese di Rocca Bernarda, luogo di origine, l'operaio morto è in lutto, tutti vicini al dolore della famiglia. Il consigliere regionale Salvatore Cirillo ha presentato in consiglio regionale una proposta per migliorare l'efficientamento energetico della nostra regione per attuare il processo della transizione energetica. Freddo e senza riscaldamento, chiuso Tribunale Castrovilla, rimpianto e rotto, solo udienze con detenuti e direttissime. ZES a Callipo la prima autorizzazione nell'area industriale di Lamezia. IKEA arriva in Calabria, alla Metropolis di Rende uno spazio dove pianificare i diversi ambienti della casa. Benvenuti TG News, cominciamo con i carabinieri di Reggio Calabria che mettono a segno un altro importante colpo contro la 'ndrangheta. Non è trascorsa nemmeno una settimana dall'arresto in Francia di Edgardo Greco, il cosiddetto chef della 'ndrangheta, ricercato da oltre 16 anni, che all'aeroporto di Bali è stato catturato dalla polizia della rinomata località turistica indonesiana un altro latitante calabrese, Antonio Strangio. Ascoltiamo Maria Teresa Griniti. È stato arrestato dalla polizia della rinomata località turistica indonesiana Bali il latitante di 'ndrangheta Antonio Strangio. Il quarantenne, scortato dal personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è giunto stamane all'aeroporto di Fiumicino. Il provvedimento a carico di Strangio rientra nell'operazione European 'ndrangheta Connection, eseguita dalla Polizia di Stato, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. Legato all'omonima 'ndrangheta di San Luca e nota come Yankee, era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata Eclissi 2, che aveva portato, lo ricordiamo, nel luglio del 2015 all'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a cosche di 'ndrangheta del Vibonese e in provincia di Reggio Calabria per legami col clan Bellocco. Allora Strangio si era reso latitante nel 2016 scappando in Australia, da dove, essendo stato naturalizzato cittadino australiano, non poteva essere estradato. Quella di Strangio è un'operazione che segue di poche ore la notizia rimbalzata su tutte le testate internazionali della cattura avvenuta a Saint-Étienne in Francia di Edgardo Greco, latitante da 17 anni, noto come chef della 'ndrangheta e condannato all'ergastolo per duplice omicidio. Con Strangio sono 42 latitanti arrestati in tutto il mondo in poco meno di 3 anni dall'avvio del progetto ICAN, che sta raccogliendo i risultati di un lavoro volto a far crescere nelle forze di polizia di 13 paesi, quelli lo ricordiamo più esposti alla minaccia, la consapevolezza della pericolosità globale della 'ndrangheta, che fino a poco tempo fa veniva considerato un fenomeno folcloristico italiano. Al comune di Reggio Calabria continuano a succedere cose davvero strane e preoccupanti, dice il consigliere comunale Massimo Ripepi in questo suo comunicato anche stampa. Fino allo scorso anno infatti mancavano i soldi per comprare le lampadine e pagare lo straordinario ai dipendenti, parliamo di circa 50 euro al fine di consentire l'apertura di Palazzo San Giorgio il sabato, ma quest'anno pare che non ci siano più problemi di risorse, tant'è che l'amministrazione più scarsa della storia, dice Ripepi, ha deciso di assegnare e senza neanche interpellare il MEPA il cospicuo importo di 23.000 euro alla dirigente risorse umane del comune di Milano, nel quale il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà ha vinto un regolare concorso pubblico, e quanto asserisce appunto il consigliere comunale Massimo Ripepi, che dice in buona sostanza in realtà non ci sono questi problemi
di cassa al comune. Andiamo ai numeri del contagio invece. È stato presentato il nuovo piano per la rete d'emergenza realizzato all'azienda ospedaliera e quella sanitaria di Cosenza, che rivoluzionerà il sistema, tra poco arriveremo ai numeri del Covid, il sistema del primo intervento. I due commissari De Salazar e Graziano hanno incontrato la stampa e spiegato la riforma della rete dei pronto soccorso di Annunziate ASP. Il piano prevede l'apertura di una holding area medicina, una zona di transito che potrà contare su 10 posti letto per accogliere dignitosamente quei pazienti in attesa di trasferimento in corsia. Per quanto concerne i numeri del Covid, sempre in tema di sanità, contagi in aumento nelle ultime 24 ore, sono 188, ieri erano 46, a fronte di 2.436 tamponi processati. Risale anche il tasso di positività, che dal 4.03 arriva al 7.72. Scoppio nel cantiere del Terzo Valico, il paese di Rocca Bernarda, luogo di origine dell'operaio morto, è in lutto. Tutti vicini al dolore della famiglia. Giuseppe Mazzaferro. Incidente mortale ieri sul lavoro, probabilmente per un'esplosione in un cantiere della linea ferroviaria dal Terzo Valico tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. È successo a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Dalle informazioni dei carabinieri della compagnia di Novi Ligure, la vittima è Salvatore Cucè, di 34 anni, originario del paese in provincia di Crotone di Rocca Bernarda. L'altro operaio è stato invece trasportato all'ospedale di Novi Ligure. Già da subito sono iniziate le indagini per cercare le cause dello scoppio, che potrebbe essere stato anche dovuto a una fuga di gas durante l'attività di scavo. I soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto con il general contractor e con la ditta esterna da cui dipendeva il tecnico. Così, in una nota, Rete Ferrovie Italiana, dopo l'incidente mortale nel cantiere del Terzo Valico. Sempre RFI ha espresso la propria vicinanza al dolore della famiglia e ai compagni di lavoro dell'operaio deceduto nel cantiere di Vallerme. RFI esprime anche un auspicio di rapida guarigione al collega attualmente ricoverato, con cui stava operando all'interno della galleria. I sindacati di categoria degli edili Fillea, Filca e Finawil di Piemonte e Liguria hanno proclamato unitariamente 24 ore di sciopero dopo l'incidente, ed è stato anche organizzato un presidio. E intanto nel Crotonese, a Rocca Bernarda, è lutto cittadino. Il sindaco Luigi Foresta e l'amministrazione comunale e anche l'intera popolazione di Rocca Bernarda ovviamente sono stati vicini alla famiglia Cucè per la morte di Salvatore. Dicono gli amministratori del piccolo centro: restiamo scossi e increduli davanti alla notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire. Tutta l'amministrazione si è stretta attorno ai familiari, che in questi momenti di angoscia assoluta, dove tutto diventa insignificante davanti alla scomparsa di questa giovane vita, un pensiero è andato anche al consigliere comunale Fabio Vaccaro, che è cugino di Salvatore. Il consigliere regionale Salvatore Cirillo ha presentato in consiglio regionale una proposta per migliorare l'efficientamento energetico nella regione, per attuare il processo della transizione energetica. Una proposta per modificare ed integrare la legge regionale del 2020 sulla promozione dell'istituzione della comunità energetiche da fonti rinnovabili. E questo quello che il consigliere regionale Salvatore Cirillo ha depositato a Palazzo Campanella, con lo scopo, si legge nella nota, di adeguare i contenuti al mutuato ordinamento vigente. La proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutuato quadro ordinamentale, prevedendo in particolare diverse modifiche. Tra queste, la sostituzione del titolo che indichi in maniera più incisiva che la legge regionale è volta alla promozione o allo sviluppo sostenibile di un sistema regionale di comunità energetica rinnovabile in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica. Poi l'istituzione e la disciplina di un tavolo tecnico permanente facilitatore di comunità energetiche con funzioni consuntive, propositive e di monitoraggio. Infine, tra le ulteriori modifiche avanzate, c'è anche la previsione, in capo al CER, della redazione del bilancio di sostenibilità secondo i principi di European Label of Governance Excellence, che rappresenta il veicolo attraverso i quali gli amministratori possono comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita dell'interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto invece operativamente realizzato. L'obiettivo della Regione Calabria è quello di intraprendere ogni iniziativa volta all'attuazione della transizione energetica, quale nuovo modello di organizzazione sociale basato su una produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili.
Cinque indagati per l'omicidio di Francesco Cuzzo Crea, detto Nicolino, consumato la sera del 20 di ottobre 2019 nella frazione Candico Rosario Valanidi, a sud di Reggio Calabria, mentre era intento a manovrare l'impianto di irrigazione posto sul terreno di sua proprietà. I pubblici ministeri Ignazitto e Moffa hanno chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio di chi avrebbe avuto un ruolo nell'omicidio e chi avrebbe favorito il presunto assassino o eluso le indagini con dichiarazioni false e reticenti. Già fissata l'udienza preliminare davanti alla GUP di Reggio Calabria, Catalano, prima udienza il prossimo 22 di marzo. Rimaniamo a Reggio Calabria, ma cambiamo decisamente ambiente. L'emergenza tumulazioni nei cimiteri si allarga. Non c'è solo Condera tra i siti dove si stanno registrando ritardi nelle tumulazioni delle salme, ma giungo anche a Catona. Ma giungono anche da Catona queste notizie. Il quadro è chiaro: il comune ha a disposizione soltanto 3 necrofori per 23 cimiteri, un numero talmente esiguo che impedisce una regolare attività di sepoltura. Inoltre c'è un evidente problema di spazi, tanto che chi non ha un loculo assegnato di famiglia è costretto a fare i salti mortali per dare una degna sepoltura ai propri cari. Freddo e senza riscaldamento, chiuso il tribunale di Castrovillari, l'impianto è rotto, solo udienze con detenuti e direttissime. Udienze sospese fino al prossimo 18 febbraio nel tribunale di Castrovillari a causa del freddo. L'impianto di riscaldamento nel Palazzo di Giustizia infatti non funziona e per questo motivo il presidente del tribunale Massimo Lento con un proprio decreto ha deciso la chiusura. Vista la particolare situazione climatica che fa registrare temperature al di sotto della media stagionale, si legge nel decreto emanato dal presidente Lento, visto che nonostante si sia già da tempo perfezionata la procedura prevista per la riparazione dell'impianto di riscaldamento, lo stesso non è ancora funzionante. Nelle aule di udienza si registrano temperature estremamente rigide, pare anche a 10 gradi. Lento ha disposto che le udienze civili e penali siano sospese dall'8 febbraio al 18, salvo revoca in caso di riparazione dell'impianto. In questo frangente di tempo, ha evidenziato il decreto, saranno trattati i processi urgenti e indifferibili, in particolare quelli con rito direttissimo, quelli con imputati sottoposti a misura cautelare, i procedimenti d'urgenza in materia civile, nonché le udienze cartolari. Il decreto del presidente Lento è stato comunicato al presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, al procuratore generale della Repubblica, alla Procura della Repubblica, al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e anche ovviamente ai magistrati in servizio presso il tribunale. Andiamo a Crotone, provincia di Crotone, e il problema della discarica nel sito industriale. La provincia esprime parere negativo, sentiremo il presidente, il dottor Sergio Ferrari. Il Consiglio provinciale di Crotone ha espresso parere contrario al progetto di variante al piano operativo di bonifica fase 2 presentato da Eni Rewind per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti Tenor con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della discarica ex Fosfotec all'interno dell'ex area industriale. La proposta è passata con il voto unanime dei consiglieri durante i lavori dell'assise provinciale tenutasi nella sala Paolo Borsellino dell'ente intermedio. Il parere della provincia segue quello contrario già espresso nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale Pitagorico, il tutto in vista della conferenza di servizi istruttoria in programma per il 9 di febbraio. È necessario coinvolgere l'intero territorio con assemblee pubbliche, con assemblee aperte e soprattutto diciamo, va preso atto che esiste un problema, che esiste un problema rifiuti, le cose vanno chiamate con nome e cognome se vogliamo affrontarle e detto questo bisogna capire se concretamente esiste, possa esistere una qualche soluzione che sia alternativa a quella oggi proposta diciamo, da Eni Rewind come variante al progetto a pompa fase 2 e quindi la discarica in situ. È chiaro che questo non è accettabile, la provincia si è espressa con un parere contrario perché evidentemente è in coerenza tutto quella che è la storia diciamo, e tutti quelli che sono i dettati normativi vigenti dal decreto della Regione Calabria, alle delibere di giunta regionale ma anche agli stessi pareri della provincia. Questo era
abbastanza scontato per quello che ci riguarda, ma lo riteniamo essere invece un importante punto di partenza, perché noi vogliamo sollecitare il soggetto preposto e vogliamo capire se ci possono essere soluzioni progettuali alternative che siano compatibili con il dettato, con le normative vigenti, che siano compatibili con la tutela del territorio e soprattutto con la valorizzazione del territorio, perché è chiaro che una discarica in sito significa che sappiamo tutti che una discarica una volta che parte ha 30 anni di gestione, e quindi come lo raggiungiamo il risultato di restituire al territorio un'area e quindi valorizzarla? I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia Girifalco hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine, nell'ambito di un'azione di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I due compagni alla vita sono stati fermati per un controllo stradale. Sull'auto sulla quale viaggiavano i militari hanno trovato circa 160 grammi di cocaina, uno di hashish e 425 euro in banconote di diverso taglio. Intimidazione a San Giovanni, frazione del comune di Mileto, con l'incendio di un furgone di proprietà di una ditta che stava svolgendo per conto dell'ente locale alcuni lavori per la raccolta delle acque bianche. Il veicolo era parcheggiato accanto alla scuola primaria. E poi a Taverna, unire le forze per costruire, migliorandole insieme, un'offerta turistica in grado di rendere sempre più attrattiva e coinvolgente il territorio della Sila Catanzarese. Nasce una nuova associazione, obiettivo del nuovo sodalizio, che avrà sede a Taverna e sede logistica a Villaggio Cutura, è quello di sensibilizzare e valorizzare la Sila Catanzarese lavorando alla promozione e alla crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile. La Confederazione Orsa, unitamente a tutti i comparti che abbiamo pagina, che la compongono, esprime solidarietà al segretario nazionale di Orsa Porti, Domenico Macri, raggiunto da un provvedimento di licenziamento politico-sindacale ampiamente annunciato, confezionato all'uopo con motivazioni evidentemente pretestuosi. Leggiamo nel documento della Segreteria Generale Confederazione Orsa, ripeto. A nulla è balza la tentata mediazione della segreteria con la nuova proprietà della Med Center Container Terminal Spa, operante nel porto di Gioia Tauro, azienda per cui Domenico Macri lavora da oltre 20 anni con serietà e professionalità, sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori. E parte dall'area industriale di Lamezia la ZES e a Callipo, al noto imprenditore, la prima autorizzazione. Parliamo di economia e parliamo dell'area industriale di Lamezia Terme e della nuova area ZES. La fumata questa volta è bianca e la soddisfazione è tanta. La ZES, zone economiche speciali, finalmente diventano operative. La prima autorizzazione unica in Calabria è alla Lamezia Terme, rilasciata dal commissario straordinario della ZES Calabria Giuseppe Romano e per Pippo Callipo, che incarna l'eccellenza dell'imprenditoria calabrese. L'azienda Callipo aveva inoltrato allo sportello unico della ZES Calabria la richiesta di autorizzazione unica per un nuovo reparto di confezionamento di conserve alimentari nell'area industriale di Lamezia Terme. Si tratta di un segnale positivo non per me ma per l'intera Calabria, ha tenuto a sottolineare l'imprenditore in una conferenza stampa moderata dalla giornalista Lucia Serino, che si è tenuta negli uffici Corap di Lamezia Terme. L'autorizzazione, ha proseguito Callipo, è stata ottenuta lo scorso 20 gennaio, in soli 7 giorni da quando è stata presentata la domanda agli uffici della ZES. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione. Il miracolo si è realizzato. Questo è un grandissimo segnale in Calabria, perché non è mai successa una cosa del genere in tempi così rapidi. Bisogna far sapere agli altri imprenditori che il vento è cambiato, che adesso le cose si possono fare velocemente, e quindi incentivarli a venire ad investire in Calabria. Mi auguro, ha continuato Pippo Callipo, che come alla Lamezia Terme anche altre zone industriali della Calabria possono ripopolarsi di aziende sane che diano soprattutto posti di lavoro. Più che una buona notizia è un miracolo, e quindi io sono testimone, sono il miracolato, sono testimone di questo, e lo faccio con piacere, perché mi auguro che questa notizia venga
amplificata, in modo che tantissimi colleghi, imprenditori calabresi, ma soprattutto del nord, che hanno molta diffidenza a venire ad investire qui per queste motivazioni di ritardi, di lungaggine, di cose, si incoraggiano e vengono in questa terra meravigliosa, soprattutto in questa zona industriale di Lamezia, che è veramente bellissima e molto, diciamo, per gli imprenditori potrebbe essere una grande opportunità. Ho notato innanzitutto il commissario di governo mi aveva detto che dice presentata la domanda con la mia diffidenza, presentata che lo faremo, e ho visto che il miracolo l'ha fatto, insomma, e quindi mi auguro che si continui su questa scia, perché questa è una cosa che io lamento da quando dal 2001 al 2006 sono stato presidente di Confindustria regionale. Quello che ho lamentato sempre è la burocrazia, la mafia con la penna, le lungaggini che scoraggiano l'imprenditore a fare una cosa, perché l'imprenditore, tutti, quando decidono di fare una cosa, la devono fare, dopo un mese, dopo 15 giorni, dopo... però quando vedi che già per avere una piccola autorizzazione devi aspettare 6 mesi, 8 mesi, un anno, e poi non sai come va a finire, e ti blocchi tutto il programma finanziario, tutto il programma di sviluppo, allora uno si scoraggia. Ecco questo. Quindi mi auguro che questa cosa venga veicolata bene, questa notizia, e che molti altri imprenditori possano avere veramente la voglia di venire qua a investire. Ma la sicurezza, lasciamo stare, quello è un problema che stanno vedendo, questo sicuramente, ma cosa chiedo ancora? Che questa zona industriale venga adesso un giardino, come diceva padre Giancarlo Brigantini, la Calabria è un giardino, e questa zona industriale deve essere resa appetibile, deve essere bella, deve essere che uno entra qui anche a farsi una passeggiata, insomma, a vedere questo, far funzionare l'illuminazione, far funzionare le telecamere, questa è la sicurezza che noi chiediamo. IKEA arriva in Calabria, alla Metropolis di Rende, uno spazio dove pianificare i diversi ambienti della casa. Chiuso l'accordo per l'apertura di uno spazio all'interno del centro commerciale Metropolis di Rende per IKEA, ad annunciare la stessa azienda con una nota. Si tratta, si dice, di un format innovativo con cui IKEA vuole essere sempre più accessibile e vicina anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un'esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno. Per la sua prima volta in Calabria, IKEA svilupperà un Plain Northern Point per accogliere i visitatori calabresi in un punto di circa 60 metri quadri, dedicato alla pianificazione dei diversi spazi della casa, dalla cucina al living alle camere da letto, e che fungerà da supporto all'acquisto online dell'intero range IKEA. Un modo per avvicinare i prodotti e servizi IKEA ai clienti, dando loro la possibilità di trovare ispirazione per la propria casa, senza dover viaggiare troppo. L'inaugurazione, che avverrà nei prossimi mesi, rappresenta così un'ulteriore conferma della strategia omnicanale di IKEA, capace di integrare punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, permettendo così ai clienti di scegliere dove e come interagire con il brand e i suoi prodotti. Il narcotraffico rimane il core business dell'Andrangheta Regina, in affari di droga con i paesi del Sud America. Servizio di Giuseppe Mazzaferro. Nessuna sorpresa, solo l'ennesima conferma investigativa dietro l'operazione internazionale antidroga rilanciata ieri dalle agenzie di stampa internazionale, che si è conclusa con la confisca di 805 kg di cocaina trovati in un peschereccio a 335 miglia da Dakar, in Senegal. Come confermato dalla Polizia Nazionale Spagnola, che ha partecipato all'indagine insieme alla DEA statunitense e al Centro di Analisi e Operazioni contro il Narcotraffico Marittimo, il MAOC, dalle indagini sui detenuti sono emersi legami tra alcuni di loro e l'Andrangheta. Narcotraffico che oggi più di prima rappresenta il core business per eccellenza dell'Andrangheta. Parliamo di narcotraffico internazionale, così come l'ha ribadito il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Un tema che anche lui aveva già lanciato e ripreso nel suo intervento alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Le cosche della provincia di Reggio Calabria mantengono rapporti privilegiati con i principali gruppi fornitori di cocaina in Sud America e con gli emissari di questi in Europa, in particolare in Olanda, Spagna e Germania. Dunque la presenza di fiduciari e broker delle coste in quei territori rappresenta uno degli aspetti meglio documentati dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio. Indagini che spesso hanno
hanno condotto all'arresto di latitanti di elevatissima caratura che da anni stabilmente sono residenti nel centro e nel sud America. Narcotrafficanti che continuano così a mantenere un filo diretto con l'andrangheta calabrese. E parliamo di Sanremo. In concomitanza con la serata di apertura del festival hanno preso il via anche tutti gli eventi collaterali legati alla kermesse. Da diversi anni il maestro orafo Michele Affidato vive il festival di Sanremo non solo sotto l'aspetto prettamente artistico, ma anche dal punto di vista dell'impegno sociale. Come ambasciatore nazionale di UNICEF Italia si è fatto promotore insieme a Casa Sanremo del convegno organizzato per UNICEF, nel corso del quale sono state affrontate tematiche quali l'educazione di qualità e la salute mentale e il benessere psicosociale. Al convegno, che si è svolto nella sala Vittorio De Scalzi, hanno partecipato tantissime personalità del mondo della cultura, della politica e anche della musica. Parliamo ancora di Sanremo. A Giorgia il premio numeri 1 città di Sanremo, il maestro orafo. Anche qui Michele Affidato firma i premi numero 1 e dietro le quinte il servizio di Maria Teresa Criniti. Partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo e alla vigilia della kermesse musicale più attesa dagli italiani, come accade ormai da 11 anni, si è svolta la serata dedicata alla consegna dei premi numero 1 città di Sanremo e dietro le quinte. Questi riconoscimenti sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. Quest'anno il premio numero 1 città di Sanremo è stato assegnato a Giorgia, una delle voci più importanti della musica italiana. L'artista internazionale ha particolarmente apprezzato il premio sia per quello che rappresenta come riconoscimento che per la sua estetica, complimentandosi con chi l'ha realizzato. L'opera consegnata raffigura una palma affiancata al numero 1. Il sindaco di Sanremo incombe per questo premio ultra meritato. Il premio numero 1 sindaco, vicino alla signora Giorgia, Michele. Mi sento insomma anche un po' indegna di questo Alberto. Prego. Affetto, amore, stima e spero insomma di essere in qualche modo meritevole. Okay. Con il mio cuore vi ringrazio profondamente perché in questa città c'è veramente un pezzo della mia vita e la parte quella bella. E quindi vi ringrazio perché questo mi ricorderà sempre proprio questa appartenenza in questa, nella mia parte musicale in cui saremo anche la vista. Grazie. Ma è difficile aggiungere qualcosa su questa cosa, io credo che sia una grande emozione per tutti noi, in onore della qua, questa bellissima serata, grazie di essere stato con noi. Nel corso della serata sono stati consegnati anche i premi dietro le quinte, sculture composte da una diadunaq stilizzate, poggiate su una base su cui è applicata la targa che riporta il logo della manifestazione e il nome del premiato. Anche questa è stata realizzata da Michele Affidato e viene conferita ad artisti e addetti ai lavori che si sono resi protagonisti nei momenti più salienti della storia del festival. Lo ringrazio molto, sempre gentile, affettuoso, così ha fatto un premio bellissimo, mi onoro, quindi eccolo qua. Cosa vuol dire arrivare ad un punto così importante, così tanti artisti che hanno creduto in lei? Non te ne accorgi perché è un tutt'uno con la vita, una passione, non è un lavoro, quindi cerchi sempre di dare il meglio, poi c'è sempre un meglio magari, però cerchi sempre di cucire un vestito adatto ad ogni artista che devi seguire per poterlo far emergere, oltre ovviamente alla loro bravura, che quella è indiscutibile. Ecco. Il grande amore che ha impiegato in tutti i suoi anni di passione, arrivare a questo punto cosa vuol dire? Vuol dire che mi sono trovato bene, mi hanno voluto bene e io ho dato quello che potevo. È stata una cosa molto interessante, dopo 41 anni di Sanremo, sono contento, spero che sia l'ultimo anno questo, spero io. Grazie. Io questo premio da lui l'ho ricevuto 4 anni fa o 3 anni fa, una roba del genere. Ed è il premio che custodisco con maggior orgoglio. È in studio, ti vorrei invitare per farti vedere dove la tua meraviglia ha preso posto. E io ogni nota che faccio, questa tua meraviglia la vedo.
il suo premio è lì tra i dischi d'oro di tantissimi artisti, ma la cosa importante, vedi, essere qui con chi ha inventato, creato, prodotto, scritto un premio è una cosa che non succede mica tutti i giorni, perché generalmente tu vedi soltanto la targa, ma non vedi l'autore della targa. E allora io sono qui anche per dire che gli autori, che nella vita sono sempre stati un po' messi dietro le quinte, con questo premio riescono a essere valorizzati per il lavoro che hanno fatto. No, grazie a voi, io ovviamente sono onorato di poter realizzare tanti premi, da tanti anni i premi per il festival, poi specie per questo grande evento che è premi numero uno Città di Sanremo e premio dietro le quinte, dove ho avuto l'onore sia all'amico Fio Zanotti, che conosco da tanti anni, è veramente un grande onore avere una mia opera nelle bacheche di questo grande della storia della musica italiana, diciamo, insieme al mio grande amico Franco Fasano, che stimo da tanti anni, ci lega una lunga amicizia, perché per me è veramente importante. Ringrazio quello che avete detto sulla mia arte, ed è vero, è così, per me è un grande onore poter vedere i nostri premi che hanno premiato la vostra arte e ricevere i vostri complimenti. Grazie. Lui ha fatto veramente nell'arte un'opera d'arte, perché io ogni volta che scendo in studio, che vedo la sua opera, mi dà un senso di libertà, mi dà un senso di voglia di creare cose nuove. Grazie a te. Ed ora la pubblicità. Parliamo di elezioni amministrative in alcuni comuni. A Bianco si vota, paese del Regino. Bonfascio in campo, il noto imprenditore: mi candido a sindaco, a modo di dire, sollecitato da un gruppo di giovani. Risolverò i problemi, a cominciare dall'acqua. E quali altri problemi risolverà Bonfà? Lo vediamo in questo servizio. Spinto da un gruppo di giovani, Damiano Bonfà, imprenditore in pensione, ha deciso di candidarsi a sindaco alla prossima tornata elettorale in programma in primavera a Bianco. Un gruppo di giovani da circa 2 mesi viene a trovarmi quasi quotidianamente per fare una lista da presentare alle elezioni, scrive Bonfà. Vogliono che io mi presenti come capolista, riconoscendo le mie capacità imprenditoriali. Sono anche convinti che per far crescere l'economia in qualsiasi paese ci vogliono imprenditori che hanno portato risultati concreti. L'ingegnere, il professore, l'architetto, il medico non possono mai portare sviluppo, perché pur bravi nel loro mestiere non hanno avuto il dono di imprenditoria. Insomma, un elenco di buoni motivi che lo hanno spinto a dire sì. Ho deciso di candidarmi, continua Bonfà, anche perché quando mia figlia Colomba è stata all'amministrazione Scordino, ha proposto decine di iniziative, tra cui quella di portare l'acqua della sorgente Il Carompolo della contrada Sant'Anna, acqua che da anni si sta perdendo in mare. Tale acquedotto farebbe risparmiare più del 50% a tutti noi cittadini. Purtroppo tale progetto, realizzato con circa 15.000 euro, tutti a spese di mia figlia, giace nei cassetti della Regione Calabria, dopo essere stato votato ed approvato dalla Giunta Scordino e spedito alla Regione per essere finanziato. Per questo motivo ed altri progetti che ho in mente, sempre per far crescere l'economia a Bianco, ho deciso di scendere in campo. Invito tutti i giovani volenterosi che vogliono impegnarsi per il bene comune di venire a trovarmi, perché sicuramente daremo soddisfazione a tutti i cittadini. Sono in pensione e mi posso dedicare a tempo pieno al comune per risolvere ogni problema che si verifica, perché non si può fare il sindaco part time. Parliamo sempre di amministrazioni civiche, una che ancora è in consigliatura, si vota il prossimo anno, se rinuncia dopo le dimissioni di Daniela Sansotta, niente quota rosa, e Bucchino il nuovo assessore comunale. E Teodoro Bucchino, il nuovo assessore comunale del comune di Monasterace, come anticipato già in questi giorni, quindi niente secondo assessore donna e un nuovo componente di sesso maschile per la giunta comunale. La scelta del componente di sesso maschile segue la rinuncia di diverse figure femminili, in tutto 6, cui era stato proposto l'assessorato da parte del sindaco Cesare De Leo. Visto che dopo le dimissioni di Daniela Sansotta, l'assessore Luciana Raco è l'unica donna rimasta in giunta e nella maggioranza non esistono figure di sesso femminile nel civico consesso. Bucchino avrà deleghe pesanti, fra cui quella al bilancio, che eredita dal vice sindaco Andrea Calabrese,
cui si aggiungeranno programmazione economica, tributi, commercio, programmazione e sviluppo sostenibile del territorio, politiche comunitarie e bandi competitivi, economica circolare e innovazione, digitalizzazione dei servizi di pubblica amministrazione e rapporti istituzionali. Il primo cittadino terrà la delega alla sanità e in capo al vice sindaco calabrese andrà il personale, il terzo settore la scuola. La giunta quindi con De Leo sindaco, calabrese vice, sarà completata dall'ingresso di Bucchino che si aggiunge a Nicola Gara e Luciana Raco, una giunta che sindaco escluso visto che De Leo è vicino al terzo polo di Renzi di cui è grande estimatore e Calenda e un monocolore PD che nel civico consesso si regge con l'appoggio dei forzisti e i crinoniani di ferro vicini al consigliere regionale Giacomo Crinò, Andrea Marino presidente del civico consenso e dei consiglieri comunali Pino 40 e Daniele Princi, mentre da valutare in futuro la posizione di Daniela Sansotta, anche lei facente parte del gruppo Crinò. Quindi si prosegue nell'ultimo scorcio di legislatura con una nuova squadra, Bucchino 43 anni, in passato assessore al bilancio della giunta Lanzetta, consigliere di minoranza, prima candidato contro il primo cittadino De Leo nel 2014 e capogruppo di maggioranza dal 2019 e nonostante la giovane era un politico esperto e di peso che potrebbe essere in corsa per lo scranno più alto di Via Nazionale nel 2024 sempre qualora Cesare De Leo non si ricandidasse a sindaco. La rassegna di titoli di giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo con Calabria, appunto, Live Locride, una terra di immensa bellezza penalizzata dai tanti problemi irrisolti. La sfida a capitale della cultura è persa, ma ora serve lavorare sulle criticità. Il quotidiano del Sud, si parla di economia in apertura, ZES e Callipo ottiene la prima autorizzazione, nasce ufficialmente alla Lamezia Terme, la zona economica speciale, qui sorgerà un nuovo reparto di confezionamento di conserve alimentari del Re del Tonno. Per gli imprenditori il vento è cambiato. Sisma tra Turchia e Siria, taglio alto, sale ancora il bilancio dei morti, un italiano disperso e poi sanità, il nuovo piano sull'ospedale di Cosenza e l'integrazione con l'ASP provinciale. La proposta, la legge sulle comunità energetiche andrà modificata dal Consiglio e poi autonomia Falcomatà contro il DDL, 57 sindaci del Catanzarese si schierano. Buona la prima del Festival di Sanremo ieri sera, la prima serata è qui Gianni Morandi Amedeus. Disagio abitativo, la storia di Jessica tra lavori part-time e rincari, pagare l'affitto fa male. La tragedia, Moro operaio calabrese sul cantiere del Terzo Valico e poi il delitto Pagliuso per la giudiziaria, il PM chiede la conferma delle condanne. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura dedicata ai fondi dell'Unione Europea, Calabria, passo di lumaca, regione reticente sulle informazioni legate alle attività degli enti strumentali. La relazione annuale della Corte dei Conti mette a nudo tutti i ritardi accumulati negli ultimi anni. Tre notizie nel taglio alto, titoli sotto testata, l'emergenza a Reggio, cimiteri saturi e solo tre necrofori per le tumulazioni. Delitto Cuzzocrea, il cugino e quattro parenti davanti alla GUP, la vittima Francesco Cuzzocrea in foto a Reggio, il 4 dal pool antimafia, potenze economiche e legami con i narcos, così il traffico internazionale di droga resta il core business dell'Andrangheta. Gioia San Ferdinando, il retroporto de Colla, sia il mega progetto da 6 milioni di euro e adesso l'appalto e poi Locri Carabetta ci crede, alle elezioni sarà un fronte unico. E Confartigianato teme uno scenario ancora peggiore per il 2023, costruzioni in frenata, la Calabria non cresce più. Si scava tra urla strazianti, l'orrore e i miracoli, il terremoto in Turchia e Siria, già oltre 7.000 i morti, richiesta di aiuto da sotto le macerie. Mattarella, la Costituzione, un festival tricolore, partenza altissima,
del quarto Sanremo firmato Amadeus. Poi tifo Napoli, sono anti Juve, bufera sul PM dell'inchiesta a Salerno, i bianconeri intanto ieri sera hanno vinto 3-0. E poi tiene banco il caso Fazzolari, vedete, tiro a segno, materia scolastica, gara a chi la spara più grossa. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie per quanto riguardava i quotidiani calabresi e le relative prime pagine. Restituiamo la linea alla nostra redazione. Vedremo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. E il giornale è finito, non ci rimane che rileggere i titoli usati principali per questa edizione. I carabinieri di Reggio Calabria mettono a segno un altro importante colpo contro l'andrangheta. Non è ancora trascorsa nemmeno una settimana dall'arresto in Francia di Edgardo Greco, il cosiddetto chef dell'andrangheta, ricercato da oltre 16 anni, che l'aeroporto di Bali, il Gurak Rai International Airport, è stato catturato dalla polizia della rinomata località turistica indonesiana, un altro latitante calabrese, Antonio Strangio. Scoppio nel cantiere del Terzo Valico, il paese di Rocca Bernarda, luogo di origine dell'operaio morto e in lutto, tutti vicini al dolore della famiglia. Il consigliere regionale Salvatore Cirillo ha presentato in consiglio regionale una proposta per migliorare l'efficientamento energetico della nostra regione per attuare il processo della transizione energetica. Freddo e senza riscaldamento chiuso, Tribunale Castrovilla, rimpianto e rotto, solo udienze con detenuti e direttissime. ZES a Callipo la prima autorizzazione nell'area industriale di Lamezia. IKEA arriva in Calabria, alla Metropolis di Rende, uno spazio dove pianificare i diversi ambienti della casa.